La stagione sta andando alla grande, ebbene sì, perché siamo primi in classifica, stiamo giocando molto bene, stiamo facendo grandi, grandissimi risultati con questo Bari e abbiamo fatto un mercato veramente intelligente perché si sta riflettendo sul nostro campionato. Capocannoniere Aranda, voto medio più alto Sangaré. E maggior numero di assist Corrado, tutta gente che abbiamo comprato in questa annata. Quindi abbiamo fatto un calciomercato per il momento molto molto positivo. Ma oggi andiamo subito ad affrontare la Reggiana. Reggiana che sta ventesima in classifica, quindi io voglio credere che insomma si possa fare, cioè nel senso si può vincere. Però io non posso rinunciare a Sangaré, ora come ora non posso rinunciare a Sangaré. E Giagello infortunato, quindi Cortinovis va bene. Valz, no, mettiamo Smith, ok, Pasquale, ma che è sta gente? No, ma che stanno a fa? Mettiamo il piccolo Johnson, Corrado va bene, Corbo, Selt, Capradossi, ok. Abbiamo la panchina cortissima, perché sta cosa? Domanda, ma perché? Portiamo un po' di gente in panca, su, ma non è che posso giocare senza panchinari, non si può fare, assolutamente no, non si può fare, quindi ci mettiamo un po' di gente in panca per questa partita, partita che sulla carta, ok, sulla carta dovrebbe essere facile, ma io non è che sono uno che si fida molto di queste cose, lo sapete. Comunque, Labriola è infortunato e non può giocare. Vabbè, cambialo, che ti devo dire? Mi dispiace. Non lo sapevo, non me ne ero accorto. Cioè, allora, si va. Si va contro la Reggiana. C'è un certo Cassano in attacco. Un certo Cassano che ricorda un giocatore che all'epoca, anni fa, sembrava un astro nascente. Poi ha fatto cose e non cose. Ma vabbè, speriamo che non sia quella tipologia di Cassano. Allora, Corrado, subito. Joao, calma, perché la passi indietro non lo so. Non ha senso, ma va bene lo stesso. Che si fa? Schmidt. Diciamo che la palla alta su Johnson è tipo. È come andare in libreria per suonare la chitarra. Non ha molto senso. Non so perché mi è venuta questa cosa qui. Però vabbè. Bella palla per. Vabbè, raga. Ma che palla gli ha dato? Ma che palla gli ha dato? A Johnson, no, però non può essere fuori gioco, ti prego. Oh, bene, 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 bene. Chi è stato a dar quella palla meravigliosa? Capradossi, bellissima. E Sangaré segna un altro gol. E siamo a quota 9. No, 9 no, era Aranda 8. Però comunque siamo a una quota alta per Sangaré perché sta segnando veramente tanto in questo periodo. E sono molto, molto soddisfatto. Molto soddisfatto. Ma calma, calma e sangue freddo. Teniamola ora. Cerchiamo di, anzi, non di fare queste cose. No, non era questa la mia idea. La mia idea era un'altra, cioè di approfittarne e fare già 2-0. Aranda, Aranda. No, vabbè, no, vabbè. No. Ma cosa ha fatto? Ma che. Comunque era Aranda in Serie B. Penso che sia una roba inguardabile da quanto è forte. Cioè lui è un giocatore già da Serie A, secondo me, a mani basse. Ha fatto una roba, un tiro fortissimo, ha spaccato la porta. Bene ragazzi, se continuiamo così nel secondo tempo potremmo anche far turnover, eh. Ecco, eccola. Eccola, eccala, eccala. Johnson fa una cosa molto intelligente. Molto intelligente. Mamma mia, che. Ma cosa fai, Johnson? Ma che ca. Ma io mi chiedo il perché.
A parte che manco l'hanno ammonito, ma vabbè. Morello. Sì, però ragazzi, ma che fallo è? Cioè, nel senso, il fallo c'era tutto. Però dico, Johnson, ma che cavolo fai? Ma c'era bisogno? Io veramente, boh. Io a volte non capisco cosa gli passi per la testa a certi giocatori. Ma ok. Siamo ancora avanti, mettiamola così. Corrado. No, va. No. Che gol gli ha fatto Joao Veloso? O comunque Joao è uno spettacolo per gli occhi sto ragazzo, eh. Ma che gli ha fatto? Ma che gli ha fatto? Stiamo a giocare una partita che se non ci fosse stato il fallo di Johnson sarebbe veramente messa ancora meglio. Joao. Oh, comunque, ragazzi, stiamo giocando veramente bene, eh? Veramente bene. Stavo guardando che abbiamo fatto 20 tiri e loro uno, cioè il rigore. Ma l'ho vista dentro, l'ho vista dentrissimo sta palla, eh. Ma che 20 tiri? Quella era la posizione, ho sbagliato, loro. Vabbè, mi sono sbagliato, scusate, però quanti ne abbiamo fatti? Comunque abbastanza, credo. Non so se me lo faranno rivedere, ma vabbè. Corrado. Buonissimo tutto. Vabbè ragazzi, ma come giochiamo? Peccato che Joao si è mangiato un gol grande come una casa. Perché quello era da fa. Vabbè, solamente 11 tiri abbiamo fatto, non 20. Vabbè, 11 in un tempo non sono male, eh. 12 non sono male. Diciamo che la stiamo dominando abbastanza agevolmente. Allora, arrivate a questo punto, a parte il discorso che sono contento, ok. Io ragazzi, io farei un po' di turnover. No, non era questo che volevo fare, veramente. Volevo mettere Sesai, ok. Mettiamo Maldini. Però li cambio ruolo magari. Sì. Seconda punta di supporto, 2,5 di stelle, ci sta. Chi potrei mettere? Mettiamo Sala per Corrado. Poi Vasco Valls per Joao Veloso. Sala per nessuno. Non lo so, sto pensando Muremovic. No, basta. Non stravolgiamo troppo la squadra, su. Va bene così. Poi turnover che ci sta, perché sul 3-1 contro la 20ª in classifica, io mi auguro che anche le riserve possano far bella figura. Se così non fosse, saremmo messi male, molto male. Johnson. Brutta palla. Sesai, vabbè, la raccoglie, però fa un passaggio inguardabile. Scusami, Sesai, ma era inguardabile. Schmidt, o comunque Schmidt è un mediano veramente interessante. Maldini fa una cosa che non ho capito, cioè il senso, c'era un senso, non l'ho ben capito onestamente il senso quale fosse, ma ok, va bene lo stesso. E 60esimo, tra un po' faremo altri cambi. Sì, per forza. Tipo adesso, ok. È il momento di mettere Muremovic, Canestrelli. Niente, ho finito i cambi, perfetto. Muremovic, così. Giusto per farlo un po' giocare. Diciamo che la Reggiana, con i cambi che ho fatto, sta venendo un po' fuori, perché ha fatto ben 11 tiri in porta. No, non in porta. 12 tiri complessivi, ecco. E noi siamo un po' calati, ma vabbè, ci può stare. Comunque, ce la portiamo a casa. Sono 3 punti molto importanti. Sono contento, certo che sì. Ci mancherebbe che non fossi contento. Siamo a +2 da Torino e a +3 dalla SPAL. Diciamo che non molla la SPAL e nemmeno molla il Torino. Mentre al quarto posto abbiamo dato 5 punti di vantaggio. Quindi diciamo che si sta mettendo bene. Certo è che comunque
dobbiamo continuare così. Anch'io vorrei che Sangare si trasferisse in maniera definitiva, ma c'è un problema, ragazzi, c'è un problema, ed è il costo del giocatore, è veramente molto alto. Proietti, sta andando bene sto Proietti, eh? Giagello, ho capito che vuoi andartene via, però io, amico mio, non so che dirti, non vuoi, ma io se... Allora, io devo capire. Devo riuscire a fare uno scambio con Giagello, perché so che andrà via. E più che perderlo gratis, onestamente, cioè io vorrei capire se riesco a, non so, fare uno scambio, non so. Questo... Allora. Questo Ivkovic, che comunque è un gran bel giocatore, può fare regista arretrato e regista arretrato, però ha 19 anni. Ma se io ti dessi un Giagello selvatico, perché è inaccettabile? Beh, la faccio lo stesso. Altro giocatore è questo Nakai, che comunque pure lui può fare diverse cose. Proviamo. A me mi tocca fare così per forza, ragazzi. Devo trovare qualcuno che vuole Giagello da scambiare per un giocatore. Sì, vabbè, 3 milioni, scusate, ma... non ci siamo, scusate. Forse perché essendo in scadenza, giustamente, essendo in scadenza, è diverso il discorso. Sì, mi sa che è quello il problema principale, che lui è in scadenza, quindi, insomma, chi lo fa fare di comprare, in effetti, chi glielo fa fare di... Questo costa incredibilmente poco. Però se ti dessi Giagello, ma se ti dessi, non so, anche gli altri, ma che me frega, più un milioncino. Aspettate un milioncino, no. Però possiamo fare le rate annuali. C'han 3 rate. Ma non posso fare direttamente un milione diretto? 3 rate da... facciamo 600.000 euro? No, zero. Ho detto zero. Mannaggia a tutto. Così va bene? Proviamoci. Perché secondo me potrebbe essere una mossa molto intelligente. Allora, la prossima è con l'Ascoli, che sta 18° in classifica. È tornato il nostro amico Giagello? Non gli va di giocare? Però noi... è un po' stanco Cortinovis. Cosa ha fatto Schmidt? Cavolo. Perché c'è una... Vabbè, oggi Vasco Valz, eh? Oggi Vasco Valz, perché lo vedo un po' stanco, il nostro amico Schmidt. Ma che ha fatto Schmidt, scusate? Cosa vuol dire? Ha bisogno di riposo. Ok. Non avevo capito il discorso. Vabbè, la squadra c'è. Noi ci siamo con l'Ascoli, proviamo a portarla a casa, ok? Non sarà per niente semplice, ma ci si prova. Comunque abbiamo un ruolino di marcia molto interessante ultimamente, devo dire.
Stiamo veramente giocando bene, molto bene. Vabbè, qui abbiamo rischiato, ma non è un problema. Allora, 17esimo, ancora niente all'orizzonte, si intravede. Aspettiamo, aspettiamo e vediamo un po'. Corrado e Cortinovis ammoniti, quindi partita molto fisica. 6 cartellini gialli, ma ammazza, ma MMA o calcio? Vorrei capire questa cosa. Oh, finalmente un'azione, ragazzi. No, vabbè, che sfiga. Non ci credo. C'è del portiere che stava per fare una roba che era inguardabile. Allora, primo tempo deludente, onestamente, perché, cioè, boh, la squadra non c'è. Raga, se ci potessimo svegliare, se ci potessimo. Non dico molto. Aranda, Aranda, ti voglio tanto bene, lo sai. Ma questi tiri veramente no, dai, non ci siamo. Non ci siamo, Aranda mio, non ci siamo, assolutamente. Bravo, Capradossi. Aranda. Per Joao. Cortinovis. Ma come giochiamo? Ma come giochiamo, ragazzi? Sangaré. Oggi Sangaré sta segnando come se non ci fosse un domani, eh. Come se non ci fosse un domani, però bella azione nel complesso. Ok, molto bene, bravi ragazzi. Ottimo, ottimo, ottima azione. Siamo in vantaggio e questa è la cosa più importante. E niente. Attendiamo. Perché volevo fare qualche cambio. Gol? Come gol? Ma qua è fuori gioco, era calcio. No, era punizione. Ah beh, mi sembrava che fosse gol. A parte che non si è vista una fava, eh. Ora l'ho visto meglio, ok. Ah, un attimo. Volevo cambiare, però. Un secondo. Tra l'altro, assist di Vasco Valls. Ah, fuori. L'ho vista dentro, tipo. Comunque, se posso dire. Una telecamera così brutta, oh mamma mia, cioè non si capisce una fava. Facciamo dei cambi. Allora, Cortinovis è stanco. Io non posso mettere Schmidt, mi ha chiesto. Mettiamo il Giorgiano, dai, mi ha chiesto di riposare. Non mi sembra giusto. Marco Sala, mettiamo Canestrelli. Sangaré ammonito, per carità, mettiamo Sesai. Mettiamo, anzi, mettiamo. Scusate, caliamo Johnson, mettiamo. Ma che fine ha fatto Nordstrom? Scusatemi, eh. Ma è ancora vivo? Mettiamo Maldini. Ammazza, oh Maldini. 0,5. Vabbè. Mettiamo comunque Maldini. È a posto così. Giusto per fare un po' di turnover, perché Nordstrom non mi ricordo, penso sia infortunato. Anzi, in realtà sono quasi sicuro che lui sia infortunato, ma ora non ricordo con certezza per quanto tempo. Comunque, ha segnato anche Selt oggi, nel frattempo, così de botto, senza senso, va benissimo a noi. Vai Joao, vai Joao, vai Joao, meravigliao, Aranda, buona la palla. Rigore? Mi dai il rigore? Non mi sembrava rigore, onestamente, eh. Ma proprio per niente questo mi sembrava rigore. Cosa mi dai? Sì, però muoviti, spicciati, dai. Ah, niente rigore. Infatti mi sembrava che fosse un po' esagerato il rigore. Sembrava un po' esagerato. Ok. Oh, raga, altra vittoria di lusso, eh. Te sai che ancora deve ritrovare la sua forma, perché non è che stia rendendo proprio alla grande. Però. La buona notizia è che la SPAL è a 6 punti. A 6 punti. Attenzione. Attenzione veramente perché stiamo sfuggendo, eh. Stiamo sfuggendo ed era quello che volevamo. Ok, la SPAL. Ah, siamo contro la SPAL la prossima partita. Beh, allora è importantissimo. Il Torino ha stravinto. Vabbè.
Nuova offerta. Ti aggiungo. Senti qua che offerta, eh. Rauti, che è comunque gran bel giocatore. E Muaremovic che non vuole rinnovare. Ma porca. Dicevo, e Muaremovic che non vuole rinnovare. Niente. Allora, senti, ti attacchi. Io ti sto dando tre giocatori per uno. Non c'ho i soldi. Che accetto? Vabbè, da casa. 170.000 più 600.000. Intanto accetto, ma. Ah, senti, va bene così per Ivkovic. Ma io penso che non posso far niente con lui. Infatti. Però aspettate. Non siamo così distanti, secondo me. Non siamo così distanti, eh. Dicevamo, non siamo così, siamo molto distanti, sì. Ahimè, sì. Particolarmente distanti. Infatti, infatti, niente. Ragazzi, se avete dei consigli su qualche giocatore da poter scambiare con questi tre, mi raccomando, fatemi sapere. Perché non so come fare sul serio, ragazzi. Però potrei fare in modo che Giagello lo offro in prestito. Non faccio pagare l'ingaggio. E posso fare. Ah, non c'è costo futuro obbligatorio. Mannaggia. Mannaggia, 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 mannaggia. Vabbè, niente, non so cosa fare. Veramente non so cosa fare. È tornato, Giagello? Fa vedere? Oh, ho capito, Giagello, che è scontento. Però intanto giochi, poi non me ne sbatte una fava se sei scontento, se sei felice. E fai quello che devi fare. Oh, comunque Celt, visto che va bene anche come mediano, eh. Celt va bene pure come mediano, incredibile. Ho visto questa cosa di sfuggita perché l'ho messo per sbaglio lì. Oh, ci sta. Cioè, what the fuck? Ok, Celt è tutto fare ormai. Allora, con la SPAL, ultima di oggi. Con la SPAL è tosta. Perché se si vince qua, si inizia a intravedere un pizzico, non dico la Serie A, ma quel filino di Serie A, quell'arietta, no, di domenica di Serie A. Ecco, sarebbe molto bello. Ragazzi, concentrati, mi raccomando. Io mi auguro con tutto il cuore, perché se si vince questa, ragazzi, si inizia a fare interessante. Bravo Giagello, subito vedo che sei in grande forma. Bravo Johnson, però se gliela ripassi. Ma non sei bravo per niente. Cioè questo ha preso palla, no? E gli è ripassata. Guarda che roba. Ma che cos'è? Ma passala al portiere. Ma passala al portiere. Ma che cavolo fai? Ma veramente io non ho concepito questo passaggio. Non lo so. Che cavolo. Cosa mi rappresenta? Cosa mi rappresenta questo passaggio? Me lo deve spiegare. Me lo deve spiegare. Ragazzi, ma ci siamo? No, eh. Oggi non ci siamo. Contro la SPAL non ci siamo. Mazza, che tiraccio. Brazzavo, ripartiamo dal basso. Però non facciamo cavolate, come Johnson, grazie. Corrado. Buonissima la palla. Aranda! Ci pensa lui a rimettere in pari la partita. Marcelo Aranda? Oh no, Oscar Aranda, buonanotte. Oscar Aranda, ci pensa lui. Corrado, gran bel passaggio. Uomo assist di questa squadra e si vede. Buono, buono. Un pareggio che ci sta al momento.
Soddisfatto, non voglio sbilanciarmi troppo, però dai, non stiamo nemmeno giocando così male. Certo, la spalla è forte e infatti stiamo un po' soffrendo, facendo fatica a portarcela a casa, anzi, per niente, portarla a casa, però ci si prova. Mamma mia, che rischio, che rischio, che rischio, che rischio. Calcio d'angolo per la Spal. Allora, Brazao, presa ottima di Brazao, ok, era quello che volevo. Con molta calma, dovremo fare dei cambi, per forza. Ma non è questo il momento? Non è questo il momento, al 70esimo cambiamo un po' di cosine. Ok, allora, non si sta sbloccando questa partita. Capradossi, mettiamo canestrelli, ok. Poi veloce e stanchissimo, buttiamo dentro... Portinovis. Pure Johnson è stanco, ma non c'ho alternative. Vasco Valls su quella fascia. Corrado, mettiamo Marco Sala. Ho finito i cambi. Ragazzi, ho finito i cambi. Ho già fatto. Non ti preoccupare, che ho già fatto. Allora, Vasco Valls. Uomo assist, anche lui. Selt, sempre. Sempre Selt, su questi calci piazzati con Vasco Valls che batte, Selt che va. Ormai è una tattica abbastanza consolidata. Ma non c'ho i cambi. No, c'ho i cambi, c'è ancora un cambio. E allora, ragazzi, scusate, c'è ancora un cambio. Mettiamo Salvatore Sala e via. Non lo sapevo che avesse ancora un cambio, onestamente. Ripartenza? No, così no, così non ripartiamo. Ti prego, rubiamo palla. Ti prego. Ti prego, rubiamo palla. Bravissimo, Giacello. Sangaré, Aranda. Aranda! 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 No, vabbè. Bravo, Giacello. Bravo Giagello. Anche se se ne vuole andare via, onora fino alla fine il contratto. Molto bene, grande uomo, eh. Però dai, possiamo dire tante cose, ma è veramente una gran bella persona perché sta onorando il contratto. E questo è quello che conta. Ben fatto, ragazzi. Vittoria con la Spal che non era per niente scontata. Andiamo a più 9 dal terzo posto. Quindi, raga, cioè, nel senso, siamo veramente messi bene ora, eh? Stiamo veramente messi molto, molto bene. Molto, molto bene. Due gol di Aranda, ma che gli vuoi di Cambiaso, Cambiaso. Potremmo provare a rubarlo questo Cambiaso, ci potrebbe servire, onestamente. Perché lui fa terzino, fa ala, fa tutto. Michael... Danesi, no, non mi sembra proprio. Allora, abbiamo altri giocatori che hanno trovato. C'è questo qui. C'è questo Hamza Hamza. Che onestamente è scarso. Ma è scarso da morire. Perché è un terzino, ma in quella fascia non mi serve un terzino. E di qua. No, raga, non mi dice niente. Scusatemi, eh. Ma, non... Cambiaso... Ma se io... Io sono magari un po' ingenuo. Ma se io ti dessi un... dei giocatori da scambiare, casualmente... Ma quale Gerd e Rog? Ma non ci penso neanche. Ma perché mi avete preso? Per un pazzo? No, Gerd sarà il nostro futuro portiere. Se Brazao andrà via il prossimo anno, infatti non accettano. L'offerta non possono accettarla, dai.
Era troppo bassa, su. Era troppo bassa. Di Pardo. Di Pardo è un... No, da quella parte non mi serve il terzino. La Briola è tornato. Burca non mi interessa. Ok. Cuisance, no, vabbè, non mi interessa. Tony Frook non ci interessa assolutamente. Anche perché... Carlos Augusto non ci interessa, piglia troppi soldi. Brazao infortunato, ma un giorno non è un grosso problema. Ho visto che Cittadini poteva venire anche in prestito volendo, però. Se venisse in prestito a gratis, così, giusto per offerta di prestito. Eh no, o così o pomì, o così, allora niente. Non posso permettermi un prestito a pagamento così, Non posso. Io continuerei su questo allenamento che sta ben fruttando. João Veloso, terzo gol del mese. Allora, top 11 del mese, Corrado, Sangaré e Veloso. Beh. Non male. Rauti fuori 8-11 giorni. Non è un grosso problema, ci sono cose peggiori. Direi. Assolutamente. E 10 lode, ma vorrei vedere 10 lode. Cioè, stiamo a fare veramente i miracoli. Se non mi dai 10 lode, io mollo. Cioè, nel senso, che devo fare? Più di così, che devo fare? Che devo fare? Conte esaltato. Nordstrom ritorna. Togli dalla lista selezionati stui perché è veramente patetico. E pure Gondo ormai togli dalla lista selezionati. Ok. Allora, il Torino ha vinto. E beh, strano. Strano, veramente. Dobbiamo vincere per forza la prossima contro il Benevento, che sta decimo in classifica. Poi avremo Pescara ed Empoli. Episodio molto importante la prossima volta, Episodio molto importante. Quindi, ragazzi, per oggi è tutto. Io vi ringrazio e ci becchiamo alla prossima. Ciao!